della città fantasina di Caterina a Pietro Paolo, un tesoro inestimabile se pensiamo che la provincia di Vibo Valentia, la Calabria in generale, l'arte contadina era sempre, diciamo, il pane quotidiano delle popole. Esatto, questo è un museo che custodisce ciò che è il nostro passato. Quello che noi abbiamo intenzione di fare è tramandare quello che abbiamo ereditato e farlo conoscere anche ai nostri ragazzi. Io mi accorgo molto spesso che i ragazzi, anche del nostro stesso centro, del Vibonese, non conoscono questi oggetti, quindi cerchiamo di tramandare la nostra tradizione. Da dove arrivano tutti questi reperti? Sono donazioni dei cittadini zungresi e devo dire che negli ultimi anni anche altri oggetti ci sono arrivati dai paesi limitrofi, perché venendo a visitare il museo, molte persone allora, ci hanno donato i loro oggetti che magari hanno ereditato dai nonni, è proprio per arricchire questo museo. Quanto tempo ci avete lavorato per Allora, montarlo? il museo è stato allestito nel 2003, è stato proprio inaugurato nel 2003 e poi piano piano è andato sempre crescendo finché c'è stato un arricchimento ancora maggiore dal 2013 in poi. Ci sono dei finanziamenti di Stato che vi permettono di andare avanti? No, assolutamente no. Il sito, il museo, il sito rupestre si autogestiscono con i soldi dei ticket ed è il comune che comunque mantiene tutto questo. Ogni anno più o meno quante visite potete arrivare? E abbiamo chiuso il 2018 con 30.000 visitatori circa. Da quale parte del mondo? Ovunque, ormai non sappiamo neanche noi da quale parte. Comunque moltissimi sono visitatori tedeschi, però ormai arrivano da ogni parte del mondo. Mancano i giapponesi, quelli ancora devono Ma arrivare. i cinesi ci sono o ancora mancano pure loro? Qualcuno è arrivato, però sono dei cinesi che comunque risiedono in Italia. Come promozione invece, come vi muovete? È sempre autogestita, siamo noi che promuoviamo il sito e il museo, il sito rupestre e il museo. Quindi, a parte il museo che stiamo vedendo nelle immagini girate da Pino Pungitore, avete anche le grotte. Esatto, Se ci parli un po' di ed è questa. quello l'elemento trainante, quello è la vera ricchezza di Zungri, ma non solo di Zungri, dell'intero territorio vibonese. È un sito molto particolare, è unico nel suo genere, è un intero villaggio scavato nell'arenaria. Probabilmente si pensa che questo villaggio sia stato scavato da una comunità orientale perché sono molto forti le similitudini tra l'Oriente e Zungri. Però ancora c'è tanto da fare, molto da scoprire, mancano gli scavi archeologici e manca anche un po' più di attenzione delle istituzioni verso questo sito che ha veramente bisogno di molta attenzione perché è molto fragile. E purtroppo gli ultimi avvenimenti piovosi dell'inverno scorso, dell'autunno scorso, hanno messo a rischio qualche punto e bisogna intervenire urgentemente.
Ich träume und die Welt erzittert. Foto.
quale periodo appartengono? Allora, così come ci appare oggi, il sito è medievale. Si pensa probabilmente che risalga però ad un'epoca ancora precedente, in quanto nell'area di questo sito vi erano già presenti in età bizantina dei silos che servivano appunto per accumulare il grano. Quindi il grano veniva custodito, ma veniva anche nascosto in questo posto, in quanto è una zona abbastanza riparata. E quindi anche nascosta da chi eventualmente voleva invadere. Abbiamo visto che ci sono altri silos, dovrebbero anche far parte gli oli, i liquidi, sì, venivano conservati. Sì, infatti è una zona visto all'inizio del sito un palmento, un altro palmento è presente nel sentiero che porta giù alla Fiumara, che è di epoca ancora più antica, probabilmente quella è proprio di epoca bizantina, in quanto si conserva il gocciolatoio, che appunto è bizantino, mentre invece dall'altra parte, quindi l'unica cavità scavata sulla sinistra è appunto un silos per liquidi, sicuramente olio, per la conservazione dell'olio. E qui dicevi, questa qua è la grotta che più, sì, si è conservata? No, oltre che più si è conservata è quella che comunque ci dice di più, ci parla di più di questo sito. E infatti un'intera parete è scavata a più livelli, come vediamo. La parte inferiore con l'ingresso, dove vediamo questo piccolo tunnel che molto probabilmente in origine poteva essere una neviera, cioè la cavità al cui interno veniva conservata la neve che poi diventava ghiaccio. Al piano intermedio invece abbiamo il focolare e al piano superiore troviamo la grotta più grande di tutto il sito, dove la vedremo appunto la parte superiore che erano i silos e poi già preesistenti in epoca bizantina, e poi vediamo come hanno scavato verso il basso per ottenere le cavità. Di quest'arco è un canale di scolo delle acque, perché come abbiamo visto in tutto il sito sono presenti questi canali appunto per la raccolta dell'acqua piovana. Quindi ecco, questa incisione, oltre ad avere una funzione estetica, è comunque utile appunto a far canalizzare l'acqua lateralmente. In questo modo l'acqua scendeva e andava giù senza entrare all'interno. Ma l'interno è molto importante, perché allora notiamo adesso il foro. Questo è un foro da reazione, però questo è un focolare. E vediamo che la parete di fondo è stata scavata verso l'interno, fa questo movimento. In questo modo il fumo poteva essere accompagnato verso il foro di uscita dei fumi. E questo foro vediamo che è grande all'interno e si restringe verso l'esterno, ma mentre si restringe torce, fa questo movimento, e in questo modo il fumo poteva uscire all'esterno senza che il vento lo potesse far tornare indietro. Questo è un elemento che ci parla proprio di Oriente, ci dice che chi ha scavato questo sito conosceva molto bene le tecniche di scavo, quindi erano abili scalpellini, ma erano delle menti molto ingegnose. Cioè chi ha scavato a Zungri non era un improvvisato, ma era una popolazione comunque molto esperta, probabilmente
appunto, che arrivava da posti dove il vivere in grotta era la normalità. Questo è un elemento di alta ingegneria. Qua siamo in quello che oseremo chiamare tempio di questo posto. Infatti la parte in alto, le cupole, non sono altro che i silos, poi trasformati in abitazioni quando hanno scavato verso il basso. Quindi qua vediamo le due differenti epoche di scavo, epoca bizantina, epoca medievale. E c'è un particolare molto importante, che è questa grande incisione. Questa è probabilmente, potrebbe essere un grande pesce, quindi un simbolo della cristianità. Già il pesce è un simbolo paleocristiano. All'interno ci sono dei segni, però al momento non sono decifrabili. Quindi non sembrano assolutamente lesioni, quindi fratture della roccia, ma proprio una grande incisione che appunto fa assomigliare questa figura ad un grande pesce. E inoltre un'altra cosa molto importante è la presenza di questa nicchia, che è la prima che noi troviamo nel sito. Scendendo adesso, quindi nelle grotte più antiche, troveremo queste nicchie. Sono delle nicchie piccole, quindi probabilmente non servivano come dispensa, ma forse erano qualcosa di più. E questo è importante perché ci potrebbe dire tante cose. Questa nicchia è stata scavata in un punto ben preciso, e cioè di fronte a quell'apertura. Quindi già al mattino, al sorgere del sole, da quell'apertura la nicchia viene illuminata naturalmente. Invece dall'altra parte, dentro... dall'altro lato invece troviamo questo banco roccioso risparmiato. Anche questo era un grande silos scavato poi verso il basso per ottenere appunto queste abitazioni. Probabilmente questo silos, questo banco roccioso, poteva essere o un giaciglio, quindi il luogo dove riposavano, o forse la tesi più accreditata è quella che questa era la cavità dove la comunità si riuniva. Quindi questa sembra proprio una seduta. Sicuramente comunità piccole, parliamo di comunità. Ma piccole. Sì, non è, ma si riunivano i sommi, i capi, ecco, non la grande comunità. Anche perché noi non sappiamo in quanti abitassero in questo posto. Non sappiamo neanche cosa fosse questa donna, Catanina, questa allora è la parte più importante delle grotte. La parte, sì, più importante, dove si vede chiaramente come le diverse epoche di scavo si sovrappongono. Quindi la parte superiore, che probabilmente era già presente in epoca bizantina, e la parte inferiore, che è il risultato quindi della seconda fase di scavo, epoca medievale. Ma è chiamato Claudia.
anche questi elementi, per esempio. Era stremato verso l'esterno perché in questo modo poteva entrare la luce, l'aria si amplificava, però il vento no, e la pioggia neanche piogeva. Quindi è questo, Pino. Ah sì, vabbè, la famosa croce. Su questo, dai. Allora, troviamo la croce sul triangolo, quindi che è la croce sul Monte Golgota, la croce dove è morto Gesù, che è il simbolo della cristianità ortodossa, quindi sicuramente orientale. Orientale, sì, quella che gli abbiamo... Ecco, com'è perfetto, cioè proprio... Se pensiamo che tutto questo è stato scavato mille anni fa e poi notiamo sempre questo sistema. Parte sulle grotte di Zungri con iniziando da dove incomincia, no, hanno cominciato a scavare. Appunto, hanno cominciato a scavare proprio da qua, presumibilmente, in quanto qua ci sono le sorgenti d'acqua. Infatti proprio in fondo vediamo le tre vasche di acqua, di cui una, quella al centro, è proprio una vasca sorgiva, quindi c'è l'acqua che era poi stata trasformata in lavatoio, quindi era qua il cuore, diciamo, della raccolta dell'acqua sorgiva, ma anche piovana. E queste sono le cavità da cui poi ha avuto origine il sito. Anche là vediamo che c'è una sorgente d'acqua tuttora attiva, anche se c'è poca acqua al momento. E cosa fossero queste due cavità è improbabile dirlo, perché comunque molto probabilmente erano delle cavità ad uso produttivo. Infatti vediamo che in quella grotta ci sono molte nicchie e addirittura una scala scavata all'interno, una scala scavata nella roccia, che poi è l'unica in tutto il sito. Addirittura due ingressi, e i fori dei solai ci fanno capire che comunque vi erano vari livelli, probabilmente erano grotte utilizzate per lo stoccaggio o quantomeno nella fase finale. Anche quella è una grotta molto importante perché è stata utilizzata anche questa ad uso produttivo. Infatti all'interno troviamo, oltre alle due nicchie, una grande vasca per la raccolta dell'acqua e per la lavorazione di qualcosa. Nella parte superiore della porta d'ingresso notiamo sempre un'incisione che altro non è che un canale di scolo delle acque, quindi erano molto attenti alla raccolta dell'acqua. Per questo motivo il sito è stato definito un'eccellente opera di ingegneria idraulica.